È iscritto a parlare il senatore Patuanelli, ne ha facoltà. Grazie Presidente, membri del Governo, colleghe senatrici, colleghi senatori. In queste ore ci troviamo a vivere un momento storico difficilissimo per il futuro del nostro Paese e ritengo dell'intera Europa, ma per la prima volta dopo tanti anni finalmente abbiamo un governo che ha dimostrato che con autorevolezza può finalmente dettare le regole di quel futuro e determinarne la conclusione. Io ho ascoltato con... Non sono necessari i cori da stadio, grazie. Ho ascoltato con attenzione gli interventi dei colleghi, non posso non sottolineare come si sia parlato di marchette. Ed è assurdo parlare di marchette di un governo che oggi inizia a fare i suoi primi provvedimenti, ma da assurdo diventa surreale se a parlare di marchette il Partito Democratico. Per favore, colleghi, terminiamo questa seduta in maniera dignitosa, per favore. Siamo di fronte a un bivio. Siamo di fronte a un bivio, a due scenari completamente alternativi, su temi fondamentali quali l'immigrazione, la sicurezza comune, la lotta alla povertà, che dipendono dall'esito del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Sul tema dell'immigrazione, l'obiettivo che ci poniamo è quello di un'Europa unita e solidale. No. Io sto ascoltando un intervento, voi avete fatto le vostre rimostranze, facciamo terminare di terminare. Io vi chiedo cortesemente di far terminare l'intervento del senatore Patuanelli. Forse la parola era... Siete stati richiamati, è stata richiamata l'Aula, se si può finire un intervento senza fare ulteriori contestazioni. Io sto dicendo di far terminare il senatore Patuanelli, è possibile, non ci sono conversazioni, c'è un'aula da gestire e sta terminando il senatore, lo facciamo terminare, grazie. Prego senatore. Ribadisco che la parola utilizzata dal senatore Richetti era mancette. Per me possiamo rimanere qui anche fino alle 22, se la smettiamo cortesemente terminiamo. Si è spiegato già il collega, mi sembra che già si è spiegato, lo facciamo terminare. Senatrice, lo so perfettamente, faccio terminare il collega, grazie. Prego senatore, continui il suo intervento, grazie. Non ho nessun problema a scusarmi per aver usato una... Senatore, continui il suo intervento parlando con il governo, grazie. L'Europa che attua una nuova politica comune di gestione strutturale condivisa dei flussi migratori, superando egoismi nazionali e logiche emergenziali, superando il trattato di Dublino e abbandonando l'obsoleto e iniquo principio dello Stato di primo ingresso. Un'Europa che considera il Mediterraneo come frontiera europea, di comune responsabilità e lavori in Africa con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, per creare centri internazionali di protezione e assistenza ai richiedenti asilo e canali legali e sicuri di accesso all'Europa. Solo in questo modo sarà possibile stroncare sul nascere la disumana tratta degli esseri umani e porre fine ai terribili viaggi della speranza e alle catombe di barconi della morte. L'alternativa alla strategia europea per l'immigrazione proposta dal governo italiano è lasciare tutto com'è. Avremo quindi un'Europa sempre più divisa e litigiosa, che chiuderà a cascata frontiere e inizierà a sgretolarsi pericolosamente, continuando a scaricare il fardello della gestione dei migranti sui paesi rivieraschi di primo approdo a partire dall'Italia. Chi arriva in Italia, a Malta o in Grecia, arriva in Europa. Sul tema della difesa, una nuova politica dell'immigrazione deve significare, come si è detto, anche un controllo congiunto e condiviso della comune frontiera marittima mediterranea.
Questo deve essere il primo obiettivo concreto di una nuova politica comune di sicurezza e difesa. Gli altri obiettivi devono essere intensificare la lotta ai trafficanti di esseri umani, incrementare il necessario lavoro di intelligence condivisa antiterrorismo sia nel dominio reale che in quello virtuale, potenziosa cooperazione con la Federazione Russa in materia di pace, sicurezza e lotta al terrorismo. Importantissimo infine l'implementazione di una cooperazione europea in campo di armamenti, perché questo consentirà di eliminare molti sprechi nelle spese per la difesa e con i risparmi di questi sprechi, con un'organizzazione europea della difesa, potremo fare quegli interventi che sono fondamentali per la lotta alla povertà. Una razionalizzazione di spesa che consentirebbe di disporre più soldi da investire in un'altra difesa, quella della dignità, del lavoro, della salute dei cittadini italiani e europei. Resta dunque più che evidente l'assoluta urgenza di difendere il popolo italiano da questa minaccia, quella della povertà, una guerra alla povertà e all'esclusione sociale, intraprendendo coraggiose politiche di sostegno al reddito, a partire dall'attuazione della nostra proposta di reddito di cittadinanza, che esiste in tutti i paesi europei o quasi tutti i paesi europei. Politiche finanziabili anche con la razionalizzazione della spesa sulla difesa. Io ritengo quindi che l'impegno del Governo sui temi del Consiglio europeo in materia di immigrazione, sicurezza comune e lotta alla povertà risponda agli interessi del popolo italiano e quindi dell'Europa tutta, perché guardate, l'Europa o è unita, equa e solidale oppure semplicemente non è, e per questi motivi il nostro voto alla risoluzione sarà favorevole. Grazie. Grazie, senatore.